Felice lunedì a tutti voi e grazie di essere qui. Come sempre, iniziamo la settimana con le anticipazioni di Terra Amara, delle puntate che vedremo da oggi 6 sino a mercoledì 8 febbraio. Ovviamente, se vi va, mettete un bel mi piace al video ed iscrivetevi al canale per tante altre novità. Detto questo, iniziamo! Le nozze sono vicine e Mujan si appresta ad ultimare i vari preparativi. Con la sua amica Vigen prepara i tavoli e a lei confessa che purtroppo nessun componente della sua famiglia prenderà parte alle nozze. Nemmeno suo fratello, sul quale però contava molto. La dottoressa soffre, ma Vigen cerca di tranquillizzarla e le dice di pensare al suo futuro marito e a quanto la ama. Anche se i suoi genitori si sono allontanati, lei non è più sola. Nel frattempo, a casa Yaman, il rapporto tra i due coniugi si è frammentato. Demir è convinto che Zuleya aspetti un figlio da Ilmaz, visto che lui è sterile, e lei, offesa da queste false insinuazioni, ha lasciato la camera matrimoniale. Qualche metro più in là c'è un'altra persona che soffre. Si tratta di Saniyeh, che il giorno seguente vede Ghafur prendere parte dei loro risparmi e portarli a Seher, che aspetta un bambino da lui. Ghafur poi va a nascondere i soldi restanti in un muro, insieme ai quali ci sono i vecchi documenti di Zuleya e Ilmaz. Intanto Akkaya fa un gesto importante per la sua futura moglie. Ilmaz va dal padre di Mujan e lo costringe letteralmente a prendere parte alle nozze insieme alla sua ex moglie. Ad entrambi, Ilmaz ha pagato i biglietti per il viaggio e due camere in un hotel dove potranno alloggiare dopo le nozze. Il figlioccio di Fekeli minaccia il suo futuro suocero. Se si azzarderà ad assentarsi al matrimonio, per lui saranno guai. Più tardi, nel centro del paese, Ilmaz incontra Demir e gli dice che vuole porre fine alla guerra che li separa e gli offre un invito al suo matrimonio. Yaman, già arrabbiato per conto suo, gli punta una pistola contro, in tutta risposta. Tornato a casa, Demir svela a sua madre che ha deciso di andare in città per farsi controllare, per capire se è effettivamente sterile oppure no. L'uomo però avverte: se ancora non può avere figli, nessuno ne uscirà vivo. È il giorno delle nozze, è tutto pronto e la sposa ha indossato il suo abito. Anche Ilmaz sta per vestirsi, ma ad un tratto qualcuno bussa alla sua camera. È Setin, che ha qualcosa per lui. Il giovane passa ad Ilmaz un fazzoletto nel quale ci sono dei soldi e i vecchi documenti suoi e di Zuleya. Sì, quelli che aveva nascosto poco prima Ghafur in un muro. Un operaio ha infatti sfondato quel muro e li ha trovati. Ilmaz, scosso, decide di tenere con sé i documenti e chiede a Setin di donare quel denaro a chi ne ha bisogno. Nella testa di Akkaya albergano milioni di dubbi. I festeggiamenti però iniziano. Mujan è bellissima, Ilmaz pure, ma sul suo volto si può notare un'espressione non di certo serena. Intanto, ad Istanbul, Demir si sottopone a dei controlli e scopre che, al contrario di quello che pensava, lui può avere figli. Quindi la creatura che Zuleya porta in grembo è sua al 100%. L'uomo, felicissimo, si prepara per tornare in paese. La giornata scorre, la festa continua. Si fa sera e un car si prepara per raggiungere il ricevimento del matrimonio. Zuleya, invece, si appresta a recarsi insieme a Sermin
in uno studio medico particolare, perché ha deciso di interrompere la gravidanza. Intanto Mujan scopre che alla sua cerimonia ci sono anche i suoi genitori, che comunque mantengono un atteggiamento un po' titubante, specialmente la madre. Ma lei è felicissima. La ragazza ringrazia il Mas e si reca con lui al tavolo dove ad attenderli c'è l'ufficiale che li sposerà. I due si scambiano il sì, anche se lo sposo mostra un po' di esitazione prima di dare la sua risposta. Ora sono ufficialmente marito e moglie. La festa termina. I due sposi si accingono a trascorrere la loro prima notte di nozze. L'indomani mattina accade però qualcosa di a dir poco sconvolgente, perché il Mas apre il cassetto del suo comodino, prende i vecchi documenti che gli ha portato Setin e all'interno vi trova lo stralcio di una lettera di Zuleya dove lei gli svela che ha sposato Demir solo per salvargli la vita, perché Unkar l'ha minacciata. Per un attimo la narrazione si ferma. Lasciamo un Ilmas distrutto per aver scoperto un'amara verità e facciamo un passo indietro. Torniamo al giorno prima e scopriamo che durante i festeggiamenti delle nozze Zuleya si era recata con Sermin da un medico per interrompere la gravidanza. Nel frattempo Demir torna in paese, arriva a casa e non trova né sua madre e né sua moglie. Così, dopo aver saputo dove si trovava, Yaman va a prendere un carro al matrimonio, le dice che non trova più Zuleya e le annuncia che ha scoperto di non essere sterile e che quindi sta per avere davvero un figlio. I due fanno ritorno alla dimora di famiglia, si accertano che il piccolo Adnan sia lì e scoprono che anche Sermin è assente. Unkar ripensa ai discorsi fatti da sua nuora sulla gravidanza e capisce che cosa sta per succedere. Zuleya presto abortirà. Madre e figlio così corrono allo studio medico. Unkar promette a Sermin che non la passerà liscia per aver fatto ciò. Ed Emir corre da Zuleya, le chiede perdono e le chiede di tenere il bambino. La ragazza scoppia in lacrime e cambia idea. Pace fatta, diventerà madre per la seconda volta. Tornati alla tenuta, Demir va da Sermin e, furioso, appicca il fuoco e le fa bruciare la casa. L'incendio è terribile. Sermin è disperata e quando la servitù va a cercare la famiglia Yaman, non trova nessuno. Perché Demir, Unkar, Zuleya e Adnan sono partiti e si sono recati alla casa in città. A questo punto facciamo un salto in avanti e ci ritroviamo con il Mas che dal pezzo di una lettera ha scoperto che Zuleya ha sposato Demir solo per salvargli la vita. Il giovane è fresco di nozze, ma nasconde il suo dolore davanti a Mujan. Appena può, va a cercare Zuleya, ma non la trova. Poi va da Fekeli e gli dice tutto. Padrino e figlioccio piangono insieme. Il Mas cerca una soluzione a tutto questo, ma Ali Rahmet gli dice che purtroppo lui questa volta non può aiutarlo. La situazione è troppo grave. Il Mas deve prendere una decisione: restare con Mujan e andare avanti, oppure riprendersi Zuleya, causando così una grande sofferenza nella dottoressa, che tanto ha fatto pur di stare con lui.